Berlusconi l'immortale. Tra l'altro, se è vero che l'aspettativa di vita si alzerà fino a 125 anni, non so se vi rendete conto che cosa significhi che siamo nemmeno a due terzi della carriera di Berlusconi. Perché solo da noi in Italia vale il teorema del bollito, no? Dato un insieme di elementi tutti mediamente vecchi e bolliti, isolando l'elemento più vecchio e bollito di tutti, esisterà sempre un altro elemento più vecchio e bollito di lui. Eugenio Scalfari. Dunque, Eugenio Scalfari l'altra sera da Floris ha dichiarato che fra Berlusconi e Di Maio voterebbe Berlusconi. Scalfari, Berlusconi, tra lui e Di Maio scelgo lui. Allora, ecco, al momento nella classifica dei bolliti Scalfari sembrerebbe in testa. Scalfari, il padre della Repubblica, la grande mente della sinistra, il nemico di Forza Italia da sempre. Proprio lui che una volta ha paragonato Berlusconi ad un gangster, cosa fa adesso? Voterebbe il gangster. Ecco, per me sentire che Scalfari adesso voterebbe Berlusconi sarebbe come vedere Hillary Clinton sotto la scrivania di Trump. Uguale. Ma poi spiegatemi, cosa gli ha fatto Di Maio a Scalfari? Cioè, non sarà una cima, non sarà laureato, ma almeno è incensurato, cazzo. Forse è per quello. Non si capisce, e invece un po' si capisce, perché in un paese di anziani, governato da anziani, votato da anziani, con classi dirigenti anziane a capo di un sistema anzianissimo, il nuovo fa paura. Ma è fatuale. Scalfari al massimo riesce a immaginarsi un inciuccio fra Renzi e Berlusconi, più in là non va. Preferisce il male che conosce piuttosto che qualcosa che non riesce ad immaginare. Lui è cresciuto con la macchina da scrivere, il computer lo guarda con sospetto, figurati come guarda Di Maio. D'altra parte Scalfari da giovane ha votato monarchia al referendum e adesso voterebbe Berlusconi. In fondo è un lento ritorno a casa. Vi lascio 2 minuti.